Amici di Gcase, buongiorno e bentrovati per una nuova diretta. Eccoci qua per farvi vedere ogni dettaglio, anche il più nascosto, di una delle nostre case. E in questo momento mi trovo nel centro di Rovetta, perché la casa che andiamo a vedere, un appartamento importante, un trilocale con box, proprio qui a due passi, adesso li faremo assieme, quindi non interromperò mai il video, si trova qui a Rovetta, nel centro storico, una palazzina ristrutturatissima, quindi nuovissima, addirittura con un ascensore, ma senza spese condominiali. Ci si divide soltanto le spese dell'Enel, insomma della corrente. Eccoci qua nella piazza di una delle località sicuramente più amate e più ricercate. Qui oggi vi mostriamo un appartamento davvero molto interessante, tutto su un piano, un trilocale da che può andare bene ovviamente anche come prima casa, e siamo alla cifra di 199.000 euro. Qui siamo proprio nella piazza del municipio, della chiesa di Rovetta, e superando poi qui il caffè in piazza c'è questo senso unico dove inizia poi, qui a destra c'è la posta, per farvi vedere, poi chi conosce il centro storico di Rovetta sa che siamo nel punto sicuramente più importante. Guardate che bella giornata oggi che ci accoglie, e la casa è proprio qua, dopo la macelleria che vedete qua sulla destra, dopo la locanda Blumin. Facciamo passare l'automobile, e proprio lì sopra, quella casa che vi sto indicando con il dito, è il trilocale che vi vado a mostrare. Ora entriamo proprio insieme in questo momento, proprio in questo istante abbiamo il nostro Fabio che sta facendo le fotografie. Facciamo passare le macchine, eccola qua, sta facendo le fotografie, ed ecco qua, proprio qui dove c'è questa santella imponente, c'è il nostro cancello elettrico che adesso io sto aprendo, e nel momento in cui si apre il cancello possiamo entrare. Vedete, ho fatto tutto in presa diretta perché vi faccio vedere anche da qua. Eccola là, l'appartamento è tutto questo primo piano, tutto ristrutturato, bellissimo. Ed eccoci qui, si entra da qua, e il box, il grande box, è proprio questo qua, come vedete, pavimentato, molto molto grande, quindi ci sta sia un'automobile, poi lateralmente dove adesso ci sono ricoverate tutte queste biciclette è chiaramente una zona cantina molto molto comoda, e come vedete noi possiamo comodamente chiudere la saracinesca. Eccola qua, vi faccio vedere anche da questa posizione l'ingresso agevole dal centro storico, e questa è la posizione di là, per intenderci si va verso il parco giochi famosissimo di Rovetta e verso Clusone, e questa è la saracinesca che si chiude. Questo è l'ingresso, come vi ho mostrato è solo il primo piano, ma per comodità, come vedete, c'è anche un ascensore montacarichi molto comodo per se si ha la spesa o quant'altro. Questo è l'ingresso nuovamente, e saliamo in questa scala. Come vedete, tutti i dettagli, la casa è stata ristrutturata da pochissimo, quindi vedrete tutto nuovo. Eccoci qua, portoncino d'ingresso che si è aperto magicamente da solo, ed eccoci qua nella grande zona giorno. Come vedete è una zona giorno, una zona soggiorno, cucina, ma guardate gli spazi, guardate le vetrate, le ampie vetrate che accolgono questo bellissimo biliardino che fa riscoprire anche i giochi di una volta. Ed ecco qua la vista che abbiamo dal soggiorno, da quello che è un grande soggiorno con angolo cottura, vedete? Zona divano, la zona mobile con il suo televisore, e questa è una zona pranzo molto importante. Come vedete, la casa viene data esattamente come vedete a 199.000 euro. La cucina, quindi già ben arredata, la faccio vedere anche da questa posizione, guardate che dimensione. Questa è una casa che generalmente potrebbe essere venduta come prima casa, ma
Perché no, sappiate che Rovetta, per chi non conosce, è una delle località più ambite qui in Alta Valle Seriana. Vi ricordo che confina con Clusone e poi a su verso Fino del Monte o addirittura verso Castino della Presolana. Siamo in un punto davvero nevralgico dell'Alta Valle Seriana. Allora, rimanendo nella zona giorno, vi mostro cosa c'è dietro questa porta. Eccoci qua. Dietro questa porta, come vedete, c'è un disimpegno con l'attacco della lavatrice, eccetera, eccetera. Qua c'è il discorso caldaia, una cosa molto importante. Stiamo parlando davvero di caldaie con alta efficienza. Poi vi spiegherò tutto nel momento in cui verrete. Questo è un bagno, come vedete, è un bagno cieco, anche se ha una luce captante, vedete che viene dal cielo, quindi è un bagno cieco col vortice, però c'è la luce captante, quindi non si rimane mai, mai al buio. Come vedete, in questo bagno, che è il secondo bagnetto, c'è la vasca, oltre chiaramente ai sanitari sospesi, il lavandino. Quindi qua, come vedete, la lavatrice e la famosa super caldaia. Rientriamo nella zona giorno, che come vedete è davvero molto molto ampia, e se ci spostiamo invece nella zona notte, eccoci qua nel disimpegno, abbiamo prima la camera matrimoniale. Ecco qua una bellissima camera matrimoniale con le dimensioni giuste, con le cassettiere laterali, i comodini, gli spazi davvero comodi e giusti, con questo armadione, vedete. Potrebbe essere anche più grande. La casa è davvero molto ben tenuta, anche i pavimenti, se li vedete, sono assolutamente belli, molto molto belli. Ritornando nel disimpegno, vi faccio vedere il bagno, quello che è più piccolo dell'altro, ma diciamo che è il bagno principale perché è il bagno finestrato. E qui abbiamo un bel box doccia, almeno da 85x85, il bidet e il water. E il mobile del lavandino, come vedete, la finestra che dà proprio sul vicolo. Mentre di qua abbiamo la seconda camera. Qua vedete che ci sono due letti semi castello, quelli di nuova generazione comodi, e qua, come vedete, abbraccia addirittura due finestre, essendo una ristrutturazione a nuovo. Vedete qua la finestra, una che guarda qua verso ovest. Vedete, verso il vicolo di qua, mentre questa guarda proprio verso la strada principale da cui siamo arrivati. Ecco, di lì a sinistra dove sto guardando c'è proprio la piazza principale e questa è la via che va verso Clusone, verso il parco giochi. Eccolo qua, la cameretta, vi facciamo vedere anche che carina è, e poi chiaramente da personalizzare a vostro uso e consumo. Come vedete, ci sono le prese per la televisione. Ogni locale chiaramente può essere riscaldato autonomamente. Chiaramente riscaldamento a pavimento, stiamo parlando quindi di assolutamente costruzione di nuovissima generazione. Eccolo qua ancora, mi piace farvi vedere il biliardo, biliardino anzi, calcio balilla. Io vi ringrazio ancora una volta per la vostra fiducia, per la vostra continua fiducia che davvero ci commuove, quindi vi aspettiamo davvero ogni giorno qua. Chiamandolo 0346 239 33 in ufficio. Isabella e Siria manderanno uno di noi, a me Stefano, oppure a Fabio, Emanuele, Edoardo. Quindi siamo sempre qui tutti i giorni, sabato e domenica mattina compresi. Quindi contattatemi se volete anche direttamente sul cellulare o via WhatsApp al 320 033 4332. Vi ricordo, qui nel centro di Rovetta col box, una soluzione introvabile, appena ristrutturata, senza spese condominiali, con l'ascensore davvero comodissimo anche per persone anziane o per chi ha dei bambini piccoli. Siamo qui, ve la possiamo mostrare, trilocale con box, nel centro di Rovetta, 199.000 euro. Un caro saluto da Stefano, buona settimana e a presto.